no, 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 non ci siamo per niente, Sonico, non ci siamo per niente. Dopo la prestazione, comunque, brutta, brutta, ad Acapulco, ecco che arriva la sconfitta anche in Coppa Davis contro Filip Oranskij, numero 203 del mondo, vittoria più importante della carriera. Avrebbe dovuto giocare contro il più quota... scusate. Contro il più quotato Molchan, Sonico. Molchan positivo al Covid. Subentra questo ragazzo 29enne, Filip Oranskij, ripeto, che lo mette in difficoltà e nemmeno poco, ma non è un Sonico. Cioè, lo vedi che fa proprio fatica, fatica, fatica. Già si era visto ad Acapulco a livello caratteriale soprattutto, ma qui questa sera 45 errori non forzati, 45 errori non forzati. Dove vai? Dove vai? Poi, se il tuo avversario comunque tiene botta, c'è mentalmente, gioca in casa, tutto il pubblico dalla propria parte, eccolo il risultato: 2-7-0, 7-6, 6-3 a favore dello slovacco. Per quanto riguarda l'altra sfida, vince Jannik, mentre per quanto riguarda Lione, che dire? Fuori Jasmine Paolini contro l'Ucraina, Dayana Yastremska. Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video. Buona serata a tutti, ovviamente. Iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti riguardo questa giornata, direi, amara di tennis, perché comunque anche nella vittoria di Sinner c'è molta fatica. Partiamo proprio dalla Coppa Davis, di Sonico, cioè di Sonico contro Oranskij, che dire. Ripeto, 45 errori non forzati. L'avversario, che è bravo comunque nel primo set a tenere botta perché strappa un break, lo strappa nuovamente Sonego, quindi potrebbe sentire il contraccolpo questo slovacco. E invece rimane lì, bene, centrato, mentalmente, va ad inferire sui punti deboli di Sonego, che sono la risposta e il rovescio. E gioca un tiebreak praticamente perfetto, lo domina in lungo e largo, va avanti 5-0 addirittura, e quindi lo chiuderà 7-2. Ma lì mi aspettavo da un Sonico in condizioni normali una bella reazione, perché avevo sempre detto la sua più grande qualità qual è? Non è un fenomeno assolutamente come altri giocatori, ma la sua più grande qualità è il non mollare mai, la grinta, e questa cosa sta venendo meno nelle ultime prestazioni e anche oggi purtroppo, perché comunque va avanti di un break nel secondo set 2-0, si fa recuperare e poi alla fine crolla comunque nell'ottavo game nell'ottavo game del secondo parziale al quarto break point l'avversario glielo mette in quel posto, detta in maniera molto volgare. E poi ripeto, bravissimo comunque Oranskij che fa il suo match intelligente, intelligente ad andare a sfruttare i punti deboli di Sonico, un Sonico evidentemente non all'altezza, ripeto, troppi errori, e eccola là, quindi Slovacchia che pareggia i conti. Precedentemente c'era stata la partita, quindi l'esordio, primo match di questa sfida fra Jannik Sinner e, dove cacchio è che manco lo ritrovo più, fra Jannik Sinner e Norbert Gombos. Scusate, ma a una certa ora anche io vado per fratte con la testa. E vabbè, Gombos che perde il primo parziale contro Jannik. Un Sinner comunque, diciamo, sufficiente. Basta un break. Poi, soprattutto dal secondo set in poi, inizia a sbagliare veramente tanto Sinner. Ma anche i suoi colpi, e stranamente il rovescio, non è che siano poi così devastanti, non riescono poi a mettere così in difficoltà l'avversario, che invece risponde bene, prende fiducia. Quindi il fattore, soprattutto nella Coppa Davis, che è una competizione strana, il fattore pubblico conta tanto. L'abbiamo visto anche nell'anno scorso alle Finals, un certo Borna Goyo, che poi è tornato a giocare Challenger, quello che fece, insomma, in Coppa Davis, purtroppo anche proprio contro Lorenzo Sonico nella sfida fra Croazia e Italia. Ma vabbè,
Gombos comunque fa la sua partita, non cede a Jannik che inizia a sbagliare forse un po' di sufficienza, forse il fatto di aver sciato negli ultimi giorni con Lindsey Vonn lo ha distratto, non lo so, vabbè, è una battuta però. Fatto sta, anche la posizione in campo magari, anche il fatto che non riesce a dare profondità ai colpi, tutto questo porta alla vittoria del secondo set da parte di Gombos per 6-4. Terzo parziale, cosa succede però? Si rivede un lampo di Jannik Sinner, un Sinner che nel momento clou del match riesce ad ammazzare proprio la partita. Gioca un gran game che va ai vantaggi sul servizio di Gombos, che comunque aveva tenuto bene fin sul 4 pari. Poi lì Jannik strappa il break, ma un Gombos che si difende soprattutto grazie al servizio, che gli funziona comunque molto bene. Però Jannik lì è superiore, due o tre accelerazioni veramente devastanti e da campione, perché vincere un game del genere in un momento della partita del genere è da campione, si porta a casa quindi il servizio dell'avversario e poi a 15 chiude l'incontro. Quindi 6-4, 4-6, 6-4 il punteggio a favore di Jannik. Per quanto riguarda le altre sfide, al termine della prima giornata, comunque, abbiamo un Corea-Austria sull'1-1, un Australia-Ungheria sull'1-1, uno Spagna-Romania sul 2-0, facile per gli spagnoli fino ad ora. Tra l'altro è presente, o meglio, le vittorie per gli spagnoli di Bautista Agut e di Carlos Alcaraz su Marius Copil. Poi Francia-Ecuador 2-0, anche per loro abbastanza semplice, anche se comunque il match di Mannarino non è che sia stato poi così facile. Olanda-Canada, facilissimo per gli olandesi, ma il Canada non ha stelle praticamente. Hanno giocato Gallarneau e Dietz, se non sbaglio, al Canada, con il Canada. Argentina-Repubblica Ceca 2-0 con uno Schwartzman che fatica contro il ceco Mašák, ma alla fine se la porta a casa. Slovacchia-Italia 1-1 appunto, e domani ci sarà il doppio e gli altri singolari. Finlandia-Belgio 1-1 con Goffin che rischia tanto contro un giocatore finlandese oltre la 400ª posizione, ma Goffin non è che sia proprio in un momento eccelso, e lo sappiamo. Svezia-Giappone 1-1, Norvegia-Kazakistan 1-1, quindi in molte sfide c'è equilibrio. Per quanto riguarda la Norvegia, vittoria di Casper Ruud. E ora si sta giocando Brasile-Germania in Brasile. Se non erro, sì, dovrebbero giocare in Brasile, in campo anche Sasha Zverev, che credo stia giocando proprio adesso, sì, ed è in vantaggio di un set e di un break contro Thiago Seibot Wild. L'altra sfida invece sarà visto che ci sono, ve lo dico, Struff e Monteiro. Per quanto riguarda Lione, quindi veniamo al circuito WTA, che dire, non ho visto il match della Paolini, però 6-4, 7-6 comunque ci può stare, anche perché è un momento particolare per la Jastremska, quindi è scossa per tutto quello che succede, ma secondo me sta tirando fuori anche le energie che non ha. Quindi Jastremska, che è andata a finire numero 140 al mondo, ma sicuramente si ritirerà su a livello di classifica dopo questo risultato, perché raggiunge la semifinale e giocherà contro la vincente di Bondar Chirstea, che si sta giocando in questo momento e è più probabile che vinca la rumena Chirstea. L'altra semifinale sarà fra la cinese Zhang e Caroline Garcia, che ha battuto la belga Vanhoytvanck. Per quanto riguarda invece il WTA di Monterrey, i quarti di finale che si giocano appunto, o meglio, sì, che si giocano a partire da fra poco praticamente, saranno Svitolina, Osorio Serrano, Sorribe Storm, Parisas Diaz, quindi derby spagnolo, Ada Szmaja, tennista brasiliana contro Buzkova, che è in forma in queste 2 settimane, e Wang contro Leila Fernandez. Quindi Svitolina e Fernandez che sono la numero 1 e numero 2 del seeding. Quindi forza azzurri per domani, per la Coppa Davis. Vediamo cosa succederà. Iscrivetevi, campanella, mi piace. Che dire, il video termina qui. Buonanotte a tutti ragazzi e al prossimo video.